fiamma al giorno, energie del 27 di aprile. Scegliete la vostra variante, rosa azzurra, rosa rosa e rosa gialla. Chiediamo ai nostri angeli che intervengono in questa stesa per darci le energie della giornata del 27 di aprile. Allora, qua avremo l'energia di una grande consapevolezza che ci porterà a cominciare qualcosa di nuovo, un nuovo progetto che desideriamo e che ci porterà soddisfazione e da tempo dobbiamo portare avanti. Allora, vediamo un po'. Sì, questo nuovo progetto sarà una vera e propria magia, proprio perché è accompagnata da un'energia di consapevolezza e di desiderio fortissima che lo materializza in maniera molto, molto intensa e anche proprio in quasi magica. E infatti qua c'è proprio la pienezza della soddisfazione di questo progetto che avrà luogo. Vediamo un po' l'energia. E c'è la benedizione e quindi tutto ciò accade nella materia e in modo molto pratico. Quindi si svilupperà proprio concretamente questo vostro progetto che desiderate da tempo iniziare. Allora, rosa rosa. Allora, qua c'è un'unione d'amore che comincia a essere materializzata, c'è qualche cosa che la mette in pratica, anche se ci sono ancora delle difficoltà, ma comincerete a vedere le prime avvisaglie di materializzazione di un'unione d'amore che desiderate proprio tanto. Allora, vediamo un po' le energie dell'arcano. E c'è la materializzazione, quindi vedrete proprio concretamente nascere delle nuove dei nuovi segni, cioè di questa unione d'amore che comunque è un po' difficoltosa, ma comunque comincia a manifestarsi. Vediamo un po'. Sì, l'unione d'amore, amore sacro, un amore sacro, un tempio sacro di quest'amore che comincia proprio cominciano a vedersi i primi mattoncini proprio concreti, anche se non è facile, è complesso perché c'è una situazione che è un po', diciamo, un po' complessa. E infatti c'è un'unione che ancora non vediamo materializzarsi completamente, ma c'è assolutamente, cominciamo a vederne i primi pezzettini. Ok, vediamo un po' la rosa gialla. Oh, qua c'è un equilibrio che verrà raggiunto dopo aver tanto combattuto contro dei demoni interiori, cioè contro delle difficoltà, ma comincia veramente a manifestarsi tutto questo potere del sentire, dell'anima che diventa equilibrato con la materia, quindi comincia già a manifestarsi e c'è una trasformazione proprio grazie a questo equilibrio ritrovato che porta a trasformazione incredibile, fortissima, una situazione importante della vostra vita. Vediamo un po', guarda qua, sì, i cambiamenti sono incredibili, avete lottato, avete vinto, avete unito quello che desiderate con la forza di metterlo in pratica e la vostra vita cambia completamente. Vediamo un po', sì, comincia a materializzare tutto quello che desiderate. Vediamo un po'. E finalmente c'è, ecco, questo mi sta dicendo che è un qualcosa che portate, trascinate un pochino da tanto tempo, avete sofferto tanto, avete lavorato tanto per poterlo portare a compimento e adesso viene portato a compimento, la vita cambia perché avete proprio completato, diciamo, una situazione e quindi si può cominciare con una nuova fase. La storia infinita trova definitivamente definizione, che può essere amore, può essere lavoro, può essere un progetto a cui tenete tanto.